Io penso che ci sia bisogno dei nuovi italiani, così come ho sempre detto che non trovo accettabile che in questo paese chi nasce qui va a scuola con i nostri figli, i nostri nipoti, ci gioca insieme, ci litiga, ci studia, si diverte, non possa essere considerato un italiano. È una battaglia che dobbiamo fare, una battaglia a mio parere di civiltà, però ho sempre detto che se l'approccio del PD a questi temi, cioè fare in modo che minoranze aumentino i loro diritti, deve essere un approccio maggioritario, questa è la fatica della politica, perché noi abbiamo il dovere di portare un consenso che diventi maggioritario nel Paese e quindi in Parlamento per approvare poi leggi che permettano a chi ha meno diritti il giorno dopo di averne, perché io i diritti ce li ho e li avrò anche domani. Se prendo un applauso in un convegno per dire che bisogna aumentare i diritti agli altri, vado a casa soddisfatto e magari penso di essere anche bravo, ma il mio compito, se voglio essere classe dirigente, è quello di arrivare il prima possibile a far sì che quelli che non hanno i diritti li possano aumentare.